Ed eccoci qua tornati per la quarta e ultima partita di questa serata di Amazon University Esports di League of Legends. Moonboy accompagnato da Karen come sempre per portarvi ormai l'ultimo match di questa importante serata, la prima serata del girone di ritorno dei gruppi di questa competizione, e abbiamo già visto l'evoluzione dei gruppi andare nuovamente a prendere due pieghe completamente diverse. E il gruppo che sembrava essere il più delineato a livello di classifica è quello che adesso si è aperto verso direzioni ignote, mentre dall'altra parte il gruppo B vede comunque delle zone di potere abbastanza marcate, ma molta incertezza su chi invece andrà a contestare il secondo posto. Effettivamente ogni scenario ancora è virtualmente possibile. Ci sono team che non possono matematicamente essere primi nel loro gruppo, però può veramente succedere di tutto. Sì, diciamo che per alcune di queste squadre molte cose potrebbero rimanere dei semplici sogni. Per esempio, fuori al primo turno sono in un match, adesso che li vedremo contro gli iSport Polimi, sono in un match da eliminazione già per loro, perché per mantenere la speranza, visto che hanno già due avversari su quei tre punti, devono assicurarsi di vincere questa partita. Esatto, altrimenti saranno effettivamente fuori al primo turno, nel senso ovvero il primo team ad essere già dichiarato fuori dai giochi rispetto a tutti gli altri. Un po' una tristezza, con i fuori al primo turno che comunque ci hanno fatto un pochettino sognare, hanno messo in piedi delle composizioni anche interessanti nella loro identità, e d'altronde è anche questa l'essenza di un torneo semiprofessionistico. Non per forza si è qui per vincere, lo so che è un concetto difficile da filtrare attraverso lo schermo, perché dici, ma è un torneo, c'è un montepremi, sei qui per vincere. Sì, ma sei qui anche per divertirti, sei qui anche per unire, che è quello poi che è il vero obiettivo dell'Amazon University Esports, unire la dimensione studentesca con la dimensione competitiva e dare la possibilità agli atenei di mettere la loro rappresentanza. Quindi sì, io sono molto simpatizzante anche di queste iniziative che puntano anche al cercare di creare qualcosa di nuovo, cercare di fare il proprio team da campetto, andare a giocare e divertirsi con i propri amici, compagni. E non per forza bisogna portare a casa dei risultati stellari. Ogni edizione, specialmente nella fase a gruppi, con due gruppi separati, è normale che si vadano a creare questi equilibri. Se noi andassimo a mettere insieme questi due gruppi con invece un torneo più regolare, avremmo secondo me una situazione molto più omogenea, con un centro classifica più variopinto, e il distacco non sarebbe tra l'ultima e la prima posizione così immenso, sarebbe semplicemente un sì, sei in fondo alla classifica, dopo una partita c'è un altro, dopo due partite c'è un altro e via dicendo. Quindi tutto sommato non me la sento di recriminare davvero nessuno durante questa competizione, e vedremo se questi fuori al primo turno saranno effettivamente fuori al primo turno come il nome dice, o se l'associazione sportiva Polimi verrà accolta in fallo in questa partita, ultima della giornata, quarta del quarto giorno. È una bella domanda, e la draft potrebbe già darci un indizio per quella che sarà la risoluzione. Come primo ban arriva Swain, che abbiamo visto già pilotato da Pezirot, ha grandi abilità e capacità. Gragas invece rimosso da parte del Polimi. Heimerdinger segue immediatamente. Galio era l'altro ban dei fuori del primo turno. Per adesso stiamo avanzando con dei ban che vanno un pochino più sul personale che sul meta tradizionale. Fase di ban a piedi di balza in questo momento, vuoi semplicemente mantenerti tranquillo ed evitare che i tuoi avversari vadano a giocare il loro meglio. E anche il ban su Vladimir, Togno con quel campione ci ha veramente provato, limitiamoci a dire questo, è un campione che nelle sue mani è arrivato a splendere, e nonostante io sia un
diciamo, non particolare fan del campione in questione. È interessante vedere una fase di ban solo su Battle Mage come categoria. È una cosa che non vediamo da tantissimo tempo. Vero, è una categoria quindi abbastanza contesa a quanto pare dal polimim. Ma il primo pick per i fuori al primo turno sarà Rell per la corsia inferiore, per dare opportunità di engage e potenziale offensivo al ruolo del supporto. E una piccola nota per chi ci sta seguendo da casa: questa è una draft che si sta svolgendo così come la vedete, quindi tutto l'ordine di draft e di pick sta seguendo quello canonico, e quindi abbiamo la risposta di Rell con Alistar dall'altro lato. Due campioni che, ok, verranno nerfati nella prossima patch data la loro omnipresenza in competitivo, ma ormai stanno monopolizzando qualsiasi corsia inferiore. Già, molto presenti e giocano anche abbastanza bene l'uno contro l'altro a seconda delle circostanze. Un'altra nota da fare è che gli eSport Polimi non sono disposti in ordine di corsia e ruolo, a meno che non vogliano poi creare dei role swap incredibili su quello che ci hanno anche dimostrato in passato. Penso che vedremo un'associazione di campioni un pochino più ingannevole alla conclusione della draft del timer. Ma poi ovviamente in partita sarà ben diverso. Alistar e Seraphine per loro la selezione. Seraphine, okay, abbiamo già visto ieri trovare un ruolo molto importante come catalizzatore di un potente carry dalla giungla, e quel Viego potenzialmente è ancora disponibile. Questo sì, campione che tra l'altro potrebbe essere particolarmente utile a livello di possessioni, considerando l'enorme utilità che entrambe queste squadre hanno già draftato in due pick a testa. Un Viego catalizzato da una Seraphine, protetto da un Alistar, potrebbe essere la scelta adesso in prima rotazione prima che venga rimosso. O Windbell potrebbe tornare a optare per il suo Lee Sin e andare ad abilitare altro sulla corsia centrale. Poppy dà tanto fastidio a Jarvan e Rell. Anzi, Poppy è tipo perfetta in questo slot. Già, contro tutti e tre i pick rivelati dal team avversario, mostra qualcosa di molto chiaro nell'interruzione di quei dash, di quelle scatti. Eccola! Infatti così sarà Poppy confermata, la custode del martello Demaciana per il Polimi. Si avanza quindi verso la seconda fase di ban adesso, ma i team sembrano aver proposto dalla loro la bot lane. Intanto Rell Kai'Sa è ovviamente una garanzia, Alistar Seraphine potrebbe, salvo i flex di Seraphine, e poi Jarvan ovviamente ci aspettiamo si diga verso la giungla, mentre Poppy verso la corsia superiore. A meno che non sia Poppy giungla, potrebbe essere un'opzione, una risposta a quel Jarvan, andare a mettere un solido tank dalla giungla per abilitare altro sulle corsie, magari un Viego mid. Molto goloso, molto potenziale offensivo. Arriva il Bundle Sin intanto, perché non sapendo dove quella Poppy andrà, abbiamo già visto le capacità di Windbell con questo campione, preferiscono porre fine a quella chance. È meccanicamente pretenzioso comunque. Per quanto tu possa giocare bene Lee Sin, sappiamo che Lee Sin a un certo punto si estingue. È rimosso Malphite, quindi comunque si vuole tenere a bada la corsia superiore. La rimozione di Malphite mi fa pensare ad una Poppy top arrivati a questo punto, perché forza inarrestabile, come dice il nome stesso, se ne infischia un pochettino della presenza ferrea. Già, e vuoi anche evitare che l'avversario possa creare quella grande wombo combo che con Jarrell e Jarvan minaccia di essere letale, abbastanza devastante. Sì. Manca qualcosa, manca un collante adesso in questo associazione sportiva Polimi. Abbiamo parlato sì di Viego, ma un tiratore mid andrebbe comunque benissimo. Infatti arriva Lucian, eccolo il collante che mancava. Tra l'altro double flex tra Lucian e Seraphine, ancora non sai chi andrà dove. Ancora aperto il flex di Poppy in giungla con un possibile counter pick sulla top lane. Fuori il primo turno stanno draftando molto meta. La loro è una draft assolutamente meta aderente finora, e nulla gli impedisce di andare a chiudere in quella direzione, magari con un Orianna in corsia centrale. Però Orianna soffrirebbe Lucian. Abbastanza, hai bisogno di qualcosa di safe, qualcosa di tranquillo. Nel frattempo arriva Ornn, quindi un bel tancone per Ganni su quella top lane. E parlando di campioni che soffrirebbero Lucian, direi che Kassadin è persino qualche posizione sopra Orianna. Syndra l'altra alternativa, un altro di quei campioni che vai a prendere abbastanza safe sulla corsia centrale, sarà confermata per Oh My Maga. E vediamo quale sarà la chiave di volta della draft del Polimi, che andrà a svelare quindi molti dei flex e a porre tutti quei campioni al loro posto. Sì, salvo appunto la possibilità di flexare ulteriormente, cioè se non fosse che vanno messi poi al loro posto, ci sono alcune corsie che non possiamo assolutamente andare a dichiarare per ora. Appunto il double flex tra Lucian e Seraphine. Sylas lascia ancora tutto open, perché a questo punto Sylas top, Poppy giungla e un double flex. Lucian e Seraphine... Sylas mid, Lucian top. Può davvero succedere di tutto.
può davvero succedere di tutto con quei pick. Potrebbero intercambiarsi i giocatori, magari dai il pick al giocatore che lo sa giocare meglio e poi lo vai a mettere su un'altra corsia sulla mappa. Ha perfettamente senso. Per adesso, se la composizione rimane questa, come avevo preventivato, i giocatori non sono in ordine. Non è una lista top, una Seraphine Jungle, una Poppy mid, per quanto possa sembrare interessante. Potrebbe esserlo. Potrebbe esserlo, ma per l'amor di tutto ciò che è sano, spero che non lo sia. Sylas, pilotato da Tony, andrà su quella corsia superiore. Lucian invece nelle mani di Shark sulla corsia centrale. Abbiamo Poppy giungla e una botlane composta da Alistar e Seraphine. Salvo benissimo proprio i giocatori andare a spostarsi su ruoli non convenzionali alla loro esistenza. Abbiamo quindi la nostra risoluzione, abbiamo quindi le nostre draft. Cosa ne pensi di questo Sylas? Perché ci sono delle supreme abbastanza interessanti dall'altro lato. Guarda il Cataclisma, guarda la Tempesta Magnetica, ma soprattutto guarda quella su cosa urti di Ornn. Già, ed è sulla corsia superiore. Sylas è sempre stato storicamente un buon counter di Ornn. Ha così tanto sustain una volta che va a mettere un pochettino di punti sul suo regicidio che non gli si riesce a stare dietro. Ornn ha tanto danno, ma manca di due cose. Manca di sustain e manca di possibilità di andare a negare attivamente il sustain nemico, salvo andare a costruire un corpetto di rovi. Sylas è un campione che vuole autoattaccare per proccare la sua passiva e quindi corpetto di rovi funziona abbastanza bene su di lui. Sai una cosa che mi ero ricordato? Un tempo, qua vi sblocco un ricordo, un tempo la fiammata delle mantici di Ornn ti dava uno scudo, ricordi? Certamente. Quando certamente l'hanno rimosso, Ornn è diventato il secondo campione costruito per la top lane a non avere alcuna fonte di guarigione, self-sustain o scudo nel suo kit. L'unico altro campione è Teemo. Quindi sì, dove Sylas abbonda in sustain con un'abilità come regicidio, Ornn purtroppo si vede molto carente. E su questo è qualcosa che alla lunga in lane potrebbe punirti. Per questo vediamo molto spesso Ornn partire con pozioni della corruzione per avere quanto più rigenerazione possibile a disposizione. Già. E il fatto che tutti gli altri oggetti se li può craftare, mentre i consumabili no. E invece ti sblocco io adesso un ricordo. In realtà non so neanche se si possa parlare di ricordo, non so se tu l'abbia mai visto nella tua giovine vita da Summer Child. Oggi ho ritrovato per casa un CD. Già ho trovato un CD per casa, inizio a sbloccare ricordi, ma questo CD conteneva al suo interno niente po' di meno che uno dei più bei platform sviluppati nella storia, che era Jets Jackrabbit 2, gioco di punta dell'allora casa di sviluppo Epic Mega Games, che divenne quella che oggi conosciamo come Epic Games. Ho fatto un leggero downgrade. Sì, non hanno bisogno di fare i megalomani col titolo perché lo fanno con i titoli in borsa. Sì, è in assoluto uno dei giochi più belli che abbia mai giocato in vita mia. Ma detto questo, mi lascio trascinare dai ricordi e torno in partita. Perché quel Sylas, tu mi hai chiesto che cosa ne penso in funzione di Ornn, ma dovendolo andare ad inserire contro tutta la composizione nemica, Sylas gode parecchio di quelli che un tempo sono stati i buff allo scaling del potere magico di Rell. Già, e come? Assorbirli e renderli tuoi su una tempestica magneta può essere veramente fantempestico nel teamfight. Però, o almeno magnetico. Almeno magnetico, questo è quello che ci aspettiamo. Vedere Sylas ovviamente beneficia tantissimo da Supreme che gli avversari usano una volta che sono nel vivo dell'azione, perché ha già un gap closer dalla sua, con quelle catene se trovi il giusto bersaglio, riuscire a entrare nel vivo dell'azione e poi avere una Supreme come quella di Rell da attivare, oppure come una Supreme di Gnar, Supreme dove vuoi essere in mezzo al file per dare il meglio di te, è veramente ideale. E penso che ci siano diverse scelte interessanti, non troppe, perché chiaramente una ulti come quella di Syndra non ti serve veramente a niente, non avrai altre sfere oscure con cui alimentare i danni. Una ulti come quella di Kai'Sa può essere situazionale per inseguimenti o cambiamenti sulla distanza, sull'aggressione, ma principalmente immagino che Ornn, Jarvan, Rell saranno i suoi target. Assolutamente, anche perché sto guardando tutti i vari setup, sarà un Sylas da piede lesto su quella corsia superiore, quindi un Sylas che andrà a esasperare l'idea che il sustain sia l'arma giusta contro Ornn. E parlando di Ornn, comunque andrà a scalare difensivamente, non ci sarà superato una certa soglia un enorme kill potential da parte di Tonio nei suoi confronti, salvo non andare ad investire tanto tempo nell'aggredire Ornn. E questa è una cosa che a volte, molto spesso, lascia delle finestre enormi aperte per un controingaggio da parte degli avversari. Ornn inoltre permetterà al suo team di scalare, a differenza di Sylas. E stavo pensando adesso, l'hanno rimossa la cosa di Viego che può potenziare gli ornamenti quando prende possesso di un Ornn o no? Spero di sì.
Perché quando Viego è arrivato sul server live, quando prendeva possesso, non c'è un Viego, quindi ovviamente non è qui il problema, ma era una cosa divertentissima. Viego, prendendo possesso dell'Horn nemico, poteva creare ornamenti per i propri alleati nel frattempo. Queste interazioni uniche per campione sono sempre state molto particolari. Ricordo sempre il game che ho fatto con Viego contro un Fiddlesick, dove mi sono trasformato in lui e poi i miei lumi piazzavano un Viego che tipo usava per tutto il resto della partita. Già. Ma che meraviglia. Già, assolutamente. Ma che splendore. Era un pochino fastidioso non poter più mettere ward normali. E sono soltanto... Anche quando sei tornato ad essere Viego? Sì. Ah, questo era rimasto il, mi era rimasto il trinket avversario. Se vi state chiedendo come mai Viego è disabilitato permanentemente in competitivo, questi e altri migliaia alcuni di racconti esempi sul campione sono alcuni degli esempi, neanche una lista completa. No, assolutamente. Beh, quando si parla di liste complete, di bug, io ricordo sempre quella tenuta da, abbiamo citato prima Reddit, su Mordekaiser, che sì, è pagine di 14 pagine di bug segnalati su Mordekaiser. Tutto quello che c'è di sbagliato con questo campione. A me ha fatto morire non solo il fatto che quei bug esistessero, ma che quei bug fossero portanti per il codice di League of Legends. Infatti la famosa lista di bug di Mordekaiser erano 14 pagine di bug, era un PDF da 14 pagine, scritto anche con un font abbastanza piccolo, di solo bug di Mordekaiser. Però era il Mordekaiser pre-rework, quello che con i piedi poteva stirarvi le camicie qualora fossero un pochettino stropicciate, servirebbe effettivamente. Quando venne reworkato Mordekaiser, allora praticamente il codice di Mordekaiser ogni volta veniva fissato inserendo codici di interazione con gli altri campioni in gioco. Quando venne reworkato Mordekaiser e quindi rimosso letteralmente il suo game file dal gioco, questo ha buggato nel giorno successivo alla patch del rework di Mordekaiser 64 altri campioni. Niente male. E questo ha portato tre di questi campioni ad essere così irrimediabilmente buggati da essere istantaneamente disabilitati. E ci vollero più o meno 48 ore di crunch time continuato negli uffici Riot per rimuovere tutti quei bug, perché il gioco era letteralmente ingiocabile con 64 campioni buggati. Che bello. Il codice dei bug di Mordekaiser, che ogni volta che cercavi di attaccarlo si insinuava un pochino, metteva le radici un pochino tipo più a Ultron fondo esattamente nella vera essenza di League of Legends. E poi quando togli il coperchio superiore vedi tutte le radici che sono propagate in esatto, profondità. Questi, esatto, me lo sto proprio immaginando come una cosa oscura nel codice di gioco. Annie aveva uno dei bug più divertenti, era Annie che aveva lo stordimento attivo su ogni singola abilità che utilizzava. Oh, compreso lo scudo? No, per fortuna. Però era costantemente alla quarta carica dello stun. Che bello. Quindi Q, stun, V, stun, Tibers, stun, ad area, sempre. Niente male. E li concatenava, cioè non è che la sprecava. Era divertente, divertente. Era sì, uno dei tre disabilitati, ovviamente, perché era leggermente molesto doverci giocare con... Proprio un pelino, proprio un soffio. Stiamo continuando a parlare, prende tempo comunque perché siamo in pausa, sì, in attesa di sì, entrare sì, nella partita. Ne approfittiamo per guardare i setup. Prego. Niente di davvero particolare. Per Ganni sulla corsia superiore abbiamo preso l'immortale. Sei contro un campione corpo a corpo, quindi troverai modo di proccarla spesso e volentieri. I setup principali per Horn sono presa dell'immortale o libro di incantesimi. Libro di incantesimi quando stai giocando contro qualcuno in grado di kaitarti bene, presa dell'immortale quando si scambia spesso. In giungla conquistatore per A1 Surrender, nulla davvero di fuori dagli schemi lato fuori al primo turno. Per il resto, Poppy da predatore in giungla. Quella è una versione di Poppy che avevamo già visto in un lontano passato, ma abbiamo visto poco, non abbiamo tanti dati per elaborare l'impatto del campione. Quello che sappiamo di quella Poppy è che sarà molto molesta per Jarvan. Sì, è abbastanza fastidiosa anche perché molto spesso Jarvan cercherà di inserirsi con il Cataclisma e Poppy non farà altro che schiantarlo contro il suo stesso muro, bloccandogli quindi altri tentativi di engage, re-engage, avere quella presenza ferrea per bloccare tutti quei dodge che abbiamo detto essere molto utili per campioni, come per l'appunto quel Jarvan, quella Rell, quella Kai'Sa, ma in fondo anche Ornn, che se si trova bloccato sì, all'interno dell'area di Poppy non può riattivare la ulti. E parlando di Kai'Sa, effettivamente l'istinto omicida, la suprema di Kai'Sa, è uno scatto molto molto veloce, ma è uno scatto non inarrestabile. Di conseguenza, se tu provi ad accedere alla backline avversaria e ti trovi davanti una Poppy con presenza ferrea attiva, a un certo punto ti trovi paralizzato davanti a Poppy. O se provi a fuggire, Poppy ti sta addosso con la W. Diciamo che questa Poppy ha molte responsabilità in questa partita. E allora forse siamo anche pronti per vederla adempiere a questa responsabilità, perché, signore e signori, siamo in game per l'ultima partita di questa serata fuori al primo turno contro Associazione Esport Polimi.
Eccoci qui, signore e signori, ultima partita della giornata, ultima partita di questo quarto giorno di competizione. Pathfinder lo trovano e lo stunnano e lo picchiano. Ristunnano e lo danneggiano e lo menano e lo inseguono e lo flashano dietro e lo... niente, lo forzano a Lial. Aspetta. E lo prendono un colpo di torre nel cercare di avvicinarsi. E hanno utilizzato due flash in cambio di uno, hanno utilizzato la guarigione, è vero, dall'altro lato, ma uno scambio 2x2. Tutto. La pozione. Ah! Adesso quella Kaisa non ha una pozione. 50 gold sprecati così, dal nulla. Dal nulla. Adesso aspetteremo di vedere anche tutti riposizionati, quindi Shark sulla corsia centrale e Pesirot su quella inferiore. Dall'altro lato sono già tutti in ordine. Ok, ok, possiamo iniziare a fare anche i primi confronti sulla pressione che ci sarà in corsia. Syndra soffre meno Lucian di quanto lo soffra Orianna, questo va detto. Questo è vero, diciamo che è comunque un campione che si può permettere di essere abbastanza anche minacciosa nelle fasi di corsia, Syndra, quindi a volte se Lucian fa troppo il galletto, Syndra può rispondere a tono e magari cercare anche dei setup con stordimenti e aggressioni, perché Lucian, per quanto sia aggressivo e pericoloso, è anche molto fragile, è un tiratore in fondo, e al di fuori di quello scatto, di quella sua E, non ha altri modi di portarsi verso la salvezza o di guadagnare spazio per fuggire da un'aggressione. Senza considerare che è un campione da danno fisico contro un campione da danno magico, quindi un campione che non ha letteralmente nessun oggetto per affrontare il danno nemico, a differenza di Syndra, che con un parabraccio... Ma ne avessero fatto mai uno? Boh. Un parabraccia per Syndra invece è un pochettino più comodo da questo punto di vista per gestire un Lucian un po' troppo aggressivo in corsia. Lucian che se la gioca bene sul livello 1 e 2. Comunque è difficile aggredirlo perché la gittata della sfera oscura con la pool di mana iniziale di Syndra vorresti utilizzarlo per pulire l'ondata e danneggiare l'avversario contemporaneamente. Contro Lucian non è un lusso che puoi permetterti. No, certo non così facilmente. Già dei primi movimenti però dalla corsia inferiore, dei fuori del primo turno, che vanno a piazzare un lume nella giungla avversaria rivelando un quadrante vuoto, avendo quindi la conferma che Windbell si sta ormai dirigendo verso la zona superiore della mappa con la sua Poppy nel suo clear, il che permetterà ai One Surrender di muoversi comodamente verso largo granchio inferiore. Vorrei capire anche come lo andrà a tradurre, perché è vero che la pressione di corsia gli permetterà un largo granchio gratuito, però purtroppo... Oh, qui... Buona l'intenzione di Chuck Morris sulla ferromanzia difensiva. Sì. Ti dicevo, è vero che questa pressione di corsia ti porterà un granchio gratuito, ma è difficile poi tradurlo su un'ondata o tradurlo, scusami, sul portare l'ondata a schiantarsi. Perché yeah. Mi riferivo all'ondata in corsia inferiore nello specifico. Quella è un'ondata che Pesirot e... 1, 2, 3 banana, è un Pesirot e banana, stanno congelando molto bene. E non stai riuscendo ad pushare Seraphin. Cosa che per adesso porterà Kai'Sa a non avere quella pressione di corsia che avresti voluto. E farà diventare lo skill matchup tra Rell e Alistar molto più uno skill matchup da teamfight che da fase di corsia. Molto vero. Per adesso ritmo di farm che va a beneficiare quella Poppy, che già dà un campo di vantaggio al suo avversario. Potrebbe persino trovarsi in posizione per o minacciare un dive ai danni di Ornn, e così sembra forse essere, con Windbell che si affaccia per intercettare l'ondata. È rischioso, ai, ai, eh? Questa sembra essere un po' un... ambiente la condanna a morte, ma arriva lo stordimento, arrivano le catene, arriva il primo sangue per quella Poppy, 400 gold in tasca. Molto semplice, è sembrato davvero semplice questo dive. Gannin non ha avuto nessun tempo di reazione, non è riuscito fisicamente né a mitigare lo stordimento iniziale con una fiammata del mantice, né a contestare l'ingaggio di Sylas, flashare per prendere tempo, tutto impossibile purtroppo. Sono stati molto bravi i membri del Polymy in questo. E una Poppy che già prende vantaggio contro Jarvan non vede un Jarvan sorridere dall'altro lato. No, infatti. È poi una brutta sensazione quando sei sotto la tua torre e vedi emergere il jungle avversario alle tue spalle che intercetta l'ondata, che ti taglia la via difensiva. E sembra proprio di essere sul patibolo con il jungler che è quello che ti sta leggendo la lista degli ultimi desideri. Il miglio verde. La corsia superiore diventa il miglio verde. Non è particolarmente piacevole come scenario. Se non altro, beh... Niente. Mi sto immaginando Ornn che lì sotto torre. Sono stanco, Sylas. Scusami, adesso mi è partito proprio tutto il film. Adoro quel film, mi fa piangere ogni volta, mamma mia. Non l'ho mai visto. Malissimo. Se non altro, niente in realtà, perché come hai sottolineato non c'è molto che i fuori del primo turno abbiano ottenuto da quella... visita di Poppy sulla corsia superiore. Se non altro, ecco, Gani non ha investito il teletrasporto per tornare in corsia e quindi non gli manca una Summoner Spell. Ok, questo
È un guadagno, tra tante virgolette, perché comunque Sylas ha preso quell'assist, ha preso priorità di corsia, la continua a mantenere. Ha quel sigillo oscuro, quindi una build anche abbastanza lane centrica per lui. Vorrei vedere One Surrender iniziare a palesarsi su questa mappa, più che altro. Sta anche continuando a prendere abbastanza schiaffi quella top lane, con Ganni che trade dopo trade immagino subisca abbastanza. Oltretutto immagino che Pertonio non manchi nemmeno tanto al livello 6. Potremmo vedere una volontà di engage un po' minacciosa con... Io tengo sempre d'occhio le barre di HP della top lane, ogni volta balzano avanti e indietro, soprattutto il RGC di Sylas mi fa impazzire perché lo vedo pochissimo HP e poi improvvisamente metà vita. Nel frattempo Windbell decide di aiutare One Surrender nella velocità di pulizia del suo quadrante inferiore in modo da facilitare la sua transizione verso la topside. Tonio ha tanto mana e ha i biscotti, tra l'altro, e non li sta utilizzando, quindi comunque lo vediamo sicuro. Ecco proprio il livello 6, ed ecco che parte l'aggressione. Ganni non può rispondere dalla sua, ha trovato il knock-up. Il catene con frusta e regicidio per chiudere la kill, ma sarà un trade back sull'1-1, dove tra l'altro Ganni non ha investito niente, né flash, né suprema, anche perché non ce l'aveva. Tonio si è tuffato molto in profondità. Sperava di ottenere di più e più in fretta, probabilmente. Questo giustifica l'utilizzo del flash, ma il risultato no. Ma questo è un trade tra i due jungler. E One Surrender, con la presenza ferrea attorno a sé, non potrà trovare facilmente la via verso la salvezza. Ecco che però arriva il caprone originale. E Ganni questa se la porta a casa senza alcun problema. 2 kill adesso per Ornn. Sì, dal nulla. Voglio dire, è un Ornn che avrebbe dovuto giga perdere quella fase di corsia. Adesso si ritrova 2-2-0 con una taglia sulla sua testa. È vero, dall'altro lato, Sylas, forte già del capitolo perduto, avrà modo di rigenerare la sua barra del mana livello dopo livello e continuare a scambiare con l'avversario, ma non era il mana il problema. Beh, ha 28 CS, quindi pur sempre abbiamo una, come posso dire, una dimostrazione fisica di comunque quello che dovrebbe essere un matchup sfavorevole. Quelle due uccisioni... Attenzione. Happy Little Accidents, questo è il vero risultato. Nel trade comunque Tonio continua a far valere la sua presenza in quanto Sylas, in quanto minaccia, con tutte quelle catene e danni che si porta dietro. Beh, inoltre va discussa anche la questione ferite gravi, perché non è comodo contro Sylas presentarsi con armatura, quindi aver vincolato sulla statistica dell'armatura le ferite gravi contro un mago da battaglia non è piacevolissimo. Vero, tempo di prendere una sfera dell'Oblihorn e... sparare fiammate per applicare quelle critiche. No, non chiamata farlo. Del carnefice. Chiamata del carnefice. Da tradurre in com'era la... Sfortunatamente non motospada. La motospada, giusto. Sì, non l'hai detto, non il più facile delle conversioni. Non la più facile delle conversioni, ma qua molte attenzioni dedicate. Flash ottimo per evitare la combo di banana, ma un fantastico intervento da parte di quell'Alistair che arriva sulla corsia centrale addirittura dalla zona superiore della mappa. Mentre Tonio qua continua a guardare con occhi sognanti quell'Ornn. E stavolta temo che non ci sarà nemmeno il trade back per quanto i minion possano inseguire. Questa è una kill clean, è quella che volevamo vedere. Questa è la fase di corsia che avremmo dovuto vedere nelle fasi precedenti. Qualche piccolo errore di considerazione ha tardato questo esito, ma è un esito ineluttabile. Quindi abbiamo Sylas, forte adesso anche della gemma infuocata, avvicinarsi un passo di più al suo gelo perenne, che su Sylas dà anche una stack di passiva. È una cosa divertentissima. Molto, molto, e quell'Ornn bloccato adesso su 39 CS, più basso della partita, fatta eccezione banana per i supporti. Banana cecca il cespuglio sbagliato e questa è una rapida uccisione, conquistata tra l'altro da Kai'Sa, esattamente chi voleva raccoglierla. A poco serve il bis di Pesiroth, che trova un paio di ammalamenti, ma nulla di più. Fuori il primo turno rispondono al colpo. Punti stile per Pesiroth, quantomeno ha aumentato le statistiche di utilità a fine partita. Il CC score. Sì, esatto. E questo è un po' pesante, perché comunque ingaggi su un Alistar a livello 5 che non ha mezzi di purificazione dei controlli, non ha la suprema per resistere al danno nemico. Tonio di nuovo adesso contro Ganni, che si scherma la via di fuga da solo. Non una bella azione, purtroppo. E no, è qua colpo di catena dopo colpo di catena. I danni iniziano ad accumularsi. Così come i minion, però. E quindi Ornn. Sì, la wave sicuramente giocava a favore di Ganni. Banana però nuovamente è in giro per la mappa, questa volta sulla corsia superiore, non vuole far capolino sul fiume, c'è un lume di controllo che rivelerà la sua presenza, ma comunque vuole minacciare un inserimento su quella top lane, lì principalmente per aiutare i suoi compagni ad assicurarsi quel primo messaggero. Stanno baitando Sylas, cioè stavano baitando l'ingaggio eventuale, la rotazione verso il fiume, con quel Sylas che ha rimosso un lume di controllo. Un movimento che non si risolve sul drago. Curioso questo, molto, perché comunque
buona carica ardente per portarsi fuori pericolo, ma non fuori abbastanza. Con l'inserimento della combo di banana, Gunny prova a rispondere con la sua suprema. Troverà forse i knock-up, ma ormai entrambi gli avversari sono fuori dal range della torre. Niente di cui aver paura, adesso quell'orn è ancora più vulnerabile. Togno, se riesce a... non va a interrompere il recall, non va a cercare le catene a frusta. Anche qui, sì. Altri punti sul CC score, si farma. Winbell ha il messaggero nel suo inventario, quindi perché interrompere un richiamo base di un Ornn che avrebbe potuto pulire l'ondata se forzato su quella corsia? Per ucciderlo. Fallo tornare tranquillamente in base, vai a pushare una grossa ondata che avevi accumulato e vai sulle placcature e vai con il messaggero verso quello che potrebbe essere il primo mattone. E soltanto adesso arriva la conversione su questo primo drago, drago dell'oceano, quindi per i fuori al primo turno. Che ci rivelano un'altra landa della montagna o nuvola. Lo sì. Scorso game era montagna, quindi abbiamo sì. Per adesso una coppia di montagna più una nuvola. Potremmo avere un tris, potremmo avere una doppia coppia. In ogni caso siamo contenti. Gunny perso effettivamente il primo mattone sulla corsia superiore, va a giustiziare il messaggero galeotto di quella distruzione strutturale con un colpo sull'occhio, ma... una magra consolazione per lui, si trova lì su 51 minion contro gli 88 e il gelo perenne da undicesimo minuto di Sylas. Un bel vantaggio per il Polimi che sta già portando avanti 2300 gold di distacco dei loro sì. Avversari. Prima torre, diverse uccisioni e anche diverse corazze su questa struttura in corsia centrale ti aiutano veramente tanto a trovare la via d'accesso per il game. Direi che questa squadra è più che contenta della posizione che si è costruita dopo l'early game. Sì, e d'altronde la draft è la posizione che si era costruita prima dell'early game, perché comunque sono lane dichiaratamente prioritarie. Tutto quello che stiamo vedendo non è neanche frutto di prodezze meccaniche, è proprio come questa draft deve giocare contro l'altra. E si combatte di nuovo topside. Stavolta Poppy addirittura la protagonista a far partire l'azione. Sylas era poco dietro ma non trova il giusto inserimento. I minion purtroppo non sono dalla parte di Gunny, anzi stanno spingendo pesantemente verso la struttura nemica. E questo non gli permette facile accesso a esperienza, gold 30 CS di differenza tra i top laner adesso. Che brutta vita. Veramente una brutta vita. Beh, è un Ornn, è un tank, quindi abituato a non passarsela proprio nel più leggero dei modi e saprà comunque mantenere una certa utilità, basta che quella suprema trovi i giusti bersagli e porti controlli e utility al teamfight a prescindere da quanto gold hai in tasca. Decide di congelare sulla corsia centrale Omaimaga con una Syndra che non vuole cedere altre placcature a quel Lucian, quindi preferisce far accumulare l'ondata nemica adesso che ha supporto da parte del proprio supporto per l'appunto. E sulla corsia inferiore, nonostante l'assenza dichiarata di Rella, vediamo Pathfinder riuscire a pushare l'ondata ma non trovare per 10 HP la placcatura. Ah! Un briciolo che forse potrà essere risposto su una prossima aggressione, ma Togno okay. Continua su questa corsia superiore, una fiammata del mantice che va in avanti quando Togno in realtà può tranquillamente volare. Voltarsi, ruba la suprema all'avversario, un knock-up per un knock-up. Togno non vuole esporsi troppo e vuole surrendere dietro l'angolo, quindi saggiamente anche direi, ma Windwell nel fiume vorrebbe compensare quel 2v2. Gunny cerca di esporsi, cerca di baitare. Togno in una posizione scomoda, ecco che arriva la suprema. Non c'è nessuna volontà di interruzione, ma Windwell trova un doppio ancoramento e quello è uno che cade e quello è il secondo che segue. Polimi con due uccisioni pulite. È quello che fai dopo aver detto una menzogna, ne dici un'altra? Ancoramento? Io... si è fatto una certo... io devo... mi sa che... devo fare il sicchedo mattina, mi sa che devo andare. Ok. Mi spiace. Guarda, peccato. No, dimmi, cioè, ti accompagno? No, vabbè, dai, la finisco questa. Ok, adesso. Dai. Sulla corsia inferiore vanno a pushare, ma non abbastanza in fretta da scorgere gli avversari che decidono di tornare in base. Un reset che non andrà ad esporre la struttura, ma anche se la dovesse esporre siamo post 14° minuto e quindi placcature ormai non se ne prenderanno altre. Un peccato non essere riusciti a chiudere su quella in corsia inferiore perché non li hanno più trovati quei 160 gold. Eh no. Quelli sono gold che ormai vediamo dispersi nell'aereo e quando ci sono 4000 gold di vantaggio per il team nemico sono gold che avresti disperatamente voluto trovare, materializzare e concretizzare, ma così ormai non è e non sarà. Un oggetto mitico per tutti i campioni più rilevanti del Polimi, eccezione fatta per il supporto, per l'appunto che chiede la sua però alle scarpe, con il quale può rommare liberamente per la mappa ovunque voglia. Windwell in posizione difensiva trova un'ottima aggressione danni di Syndra che ha ancora il flash per cercare di riposizionarsi. Adesso arriva, ma ottimo il knock-up con il verdetto del custode. Sarà proprio lui a chiudere l'uccisione. 3 kill anche per Poppy adesso. Top e jungle del Polimi decisamente on fire.
Qui si sono fatti male non poco contro quella Poppy. E di nuovo è lei a trovare lo stordimento. Eh sì, quello non è un Ornn che vuole rispondere all'aggressione. Un Lucian che si porta meravigliosamente fuori dall'aggressione nemica. Un'altra kill raccolta da Sylas, che vola quindi a 4. E adesso Lucian raccoglie la sua prima. Cosa vuoi di più, Polimi? Stai ottenendo risorse esattamente dove le vorresti. Non solo, continuano a premere, non solo trovano le risorse, ma le vogliono far fruttare. In questo il Polimi mi sta positivamente sorprendendo rispetto ai primi minuti della partita, perché inizialmente vedevamo le aggressioni un pochettino fini a se stesse, quindi non traduzioni immediate su obiettivi, pressione strutturale, ma appena hanno iniziato a sbloccare i primi mezzi oggetti, neanche oggetti completi, queste aggressioni le hanno avute e come le loro traduzioni. Guardalo adesso quanto è felice Shark, che ha trovato sì la sua prima uccisione della partita solo adesso, ma un doppio buff annesso e quindi può permettersi di continuare a premere all'infinito. Delizioso e golosissimo. Pesirot che spinge sulla torre con le guardie del corpo nel cespuglio. Pathfinder trova la stack di plasma, chissà se si farà baitare. La risposta è forse non direttamente con gli istinti vicini, ma qua abbiamo la verifica di quello che ci avevi avvertito di tenere d'occhio in fase di draft. E adesso Syndra, cara mia, quel teletrasporto direi un po' sfortunato. Puoi cercare di fuggire, di creare distanza, ma sei sul lato sbagliato della mappa. Guarda Windbell come corre all'inseguimento con quel predatore. Arriva lo stordimento, arriva il danno bonus e c'è poco che Syndra possa fare, mentre Sylas consuma un'altra solo kill ai danni di Ornn. Ormai siamo nel delirio più totale, siamo sull'orizzonte degli eventi per il Polimi. 5 kill a testa per Sylas e Poppy e un vantaggio che sta per raggiungerle 8.000 unità. Non sono un esperto di cosmologia e cosmogonia, non so se definirlo orizzonte degli eventi, ma senza ombra di dubbio sembra essere un punto di non ritorno per i fuori al primo turno, che ricordiamo in caso di sconfitta saranno fuori dalla corsa per il superamento del gruppo, e il tabellone sembra dichiarare questo al momento. Direi proprio di sì, serve un po' un mezzo miracolo per ritrovare l'ingresso in partita, anche perché 8.000 gold suonati a 17 minuti di gioco. Oh mamma. Non è la differenza che vorresti vedere crearsi tra te e il tuo avversario. Quando si parla di oggettistica, vedi Medjay? Medjay con 10 stack, quindi possiamo ritenere un oggetto intero, forse anche un oggetto e qualcosina in più. Lume di controllo non visto dal Polimi, ma adesso sì, ma no, non l'hanno visto, avevano gli occhi altrove. Non l'hanno veramente visto. Ci sono passati sopra. L'hanno visto, ma non l'hanno guardato. Esattamente. Qualcuno l'ha visto, noi l'abbiamo visto. Noi l'abbiamo visto, e anche voi l'avete visto. Ma continuano per il resto, beh. A presidiare la zona di combattimento, e d'altronde siamo al 18° minuto, quindi puoi fare davvero poco altro che prendere questo messaggero adesso. Stanno avendo quei problemi da primo mondo dove sei così in vantaggio da non sapere cosa fare sulla mappa. Oh no, non c'è un'anima da raccogliere. Non c'è un barone da lastittare in fretta. C'è Promenade della Montagna, quindi abbiamo il Triss alla fine. Ok. Niente male. Soddisfatto, ti dirò. Beh, a sto punto è un po' bruttino, perché se ne hai trovati tre uguali potevi andare per il 4 a sto punto. Potevano esserci 4 uguali, potevamo fare il poker, potevamo fare veramente una serata fantastica, festeggiare. Sei avido. Lo so, ma è che non abbiamo così tante giornate di questo Amazon University Esports, quindi devo... Abbiamo le serie prolungate. Quello è vero. Quindi, detto questo, corsia centrale Chuck Morris e One Surrender cercano un trucco barbino dal fianco, cercano di aiutare Maga nella gestione di questa corsia, anche perché c'era un comitato di benvenuto pronto a fare le feste a quella Syndra. Magari non festeggeremo noi per il poker di draghi, ma qui il Polimi ha dei motivi abbastanza validi per festeggiare. Direi proprio sì. Due oggetti adesso anche per Poppy con questa corazza dell'uomo morto. Stiamo presto muovendoci anche sul secondo per Lucian. Seraphine ha già completato la sua moonstuff. Il Polimi sta soltanto aspettando di avere una scusa per fightare o per muoversi su obiettivi. Quel barone tra 50 secondi potrebbe essere un buon punto di partenza. Sì, anche perché iniziano ad avere anche abbastanza statistiche per combatterlo. Alla fine Lucian, ok, non è un Lucian così avanti in build, ma probabilmente per lo spawn del barone avrà già portato all'appello anche il predatore d'essenza. Di conseguenza è un Lucian che, catalizzato dalla Grumstone di Seraphine, potrà fare abbastanza danno. Abbiamo il danno percentuale di Poppy, ormai a bassissimo cooldown grazie al Chemtank Turbo e alla sua passiva mitica. E come se non bastasse, la pressione su queste corsie si sta traducendo in struttura dopo struttura. Manca un unico colpo ormai, penso, e sarà proprio Poppy a dare il colpo brocchiero. Di grazia con il brocchiero per abbattere anche questa quarta struttura dei fuori al primo turno, che si vedono sempre più schiacciati all'interno della loro base senza poter veramente rispondere in molti modi. E quel
quella scusa che i polimi ormai stanno cercando da diversi minuti per avvicinarsi alla giungla avversaria, avvicinarsi a un nemico, fightare, premere il grilletto, sta diventando sempre più valida, sempre più larga nel poterla cercare. Un tempo doveva essere dobbiamo fightare per qualche obiettivo, adesso è semplicemente sai cosa, mi stai antipatico, non mi piace come mi stai guardando. Risse da strada, lotta senza quartiere tra l'altro, perché purtroppo hanno demolito il quartiere in questo caso. La metà campo dei fuori al primo turno non è più la loro metà campo, e guarda questi ingaggi. Direi proprio di no, 4 contro 2 qua per Sylas contro, beh, un po' tutto il resto del team avversario. Ottimo per detto il custode per spazzare subito via Kaisama. Sylas ha gli occhi puntati su Syndra, cerca un po' di DPS, addirittura il flash per uscire dal cataclisma che lo vedeva un po' bloccato sotto torre, non effettivamente la più comoda delle posizioni. Tirano un po' la corda qua i due membri più fidati del Polimi, ma si mangiano anche un po' di cooldown avversari, quindi ben venga. Barone alla mano, come dicevamo, aspettavano il predatore d'essenza di Lucian, che tra l'altro che non è nemmeno nelle vicinanze. Sì, non è neanche lui a teletrasportarsi, perché il teletrasporto arriva da parte di Tonio, già in zona con la sua clessidra di Zonia, quindi non triste di aver rotto poc'anzi il cronografo. Lucian arriverà alla fine con il suo tempo, con la sua tranquillità. Tonio ha un cataclisma alla mano, l'ha rubato poco fa Jarvan, è rischioso combattere in quella zona. Decisamente, infatti per il Polimi non era un paro, era un pretesto. Ecco che arriva il fight, è la prima a cadere, una bella kill succosa che toglie la principale fonte di engage ai fuori al primo turno e permette al Polimi di potersi nuovamente voltare su quel barone. Però Balan ha fatto il giro sbagliato, subisce un po' di danni dal trade avversario, ma in realtà puoi veramente definirli danni se non lo impensieriscono minimamente. Quella suprema blocca la maggior parte delle minacce, se non altro sembra che fuori al primo turno vogliono scambiare sul drago della montagna. Ma come puoi veramente sperare che questo sia un trade che ti possa vedere avvantaggiato? Stiamo per sfiorare 10.000 unità d'oro di vantaggio e con l'abbattimento di questo barone le supereremo. Continuano a premere incessantemente, l'ondata si accumula anche topside, quindi volendo non è detto che sia solo un barone, potrebbero andare a chiudere su struttura, strutture, decidono di resettare invece. D'altronde bisogna capire anche che cosa vogliono completare, perché Poppy ha appena chiuso il mantello di Negatron, mi aspetto a questo punto una forza della natura per lei, in modo da lavorare ancora meglio sulla velocità di movimento. Tra i tanti jungler da Olkem Tank e Corro non mi sarei aspettato Poppy, ma funziona bene. Già, e come? Piano piano 10.500 gold di vantaggio per il Polimi. Io di solito traccio la linea al 10.000. Quando si parla di 10.000 gold di vantaggio, il game è pressoché finito. Flash di Chuck Morris per portarlo fuori dall'aggressione di Poppy. È un flash necessario in questo caso, perché abbiamo visto quella Poppy altamente minacciosa. Può anche ucciderti lei stessa, anche se un tank non ha bisogno di assistenza da parte dei suoi compagni. E in tutto questo Lucian un'azione poco protagonista nel resto del team, è vero, ma la pressione di mappa è gigante. Tonio con la tempesta magnetica ritrovata, quella però di Rell. Tonio ancora una volta si tanca un po' di colpi di torre, troppi, quasi a baitare l'aggressione avversaria. Un po' di HP persi, potrebbe cercare su Synchron Regicidio su qualche bersaglio, ma decide di ritirarsi. Clessidra di Zonia ancora disponibile, quindi stasi per salvarsi qualora ce ne fosse bisogno. Lucian nel frattempo continua a pushare liberamente su quella corsia inferiore, forte di quella mano del barone. I fuori al primo turno sono prevalentemente spettatori ormai di quello che succede sul resto della mappa. I Polimi, a seconda di come tira il vento, decidono di aggredire più o meno. E infatti il più in questo caso è decisamente a loro favore, è più che più meno. Vanno a premere sulla struttura, distrutta, la passiva grazie di Lucian, più. Oh mio Dio. Mentre qua cercano un po' di danni ai danni di Poppy, ma molto Gesù resistente. E non c'è veramente Kai'Sa, Plasma o Uccisore di Kraken che tenga ancora per poter minacciare in scontro diretto quel fortissimo tank. Assedio che continua sulla corsia inferiore, siamo appena al 24esimo minuto, eppure ormai le torri dell'inibitore pure diventano prede abbastanza succose per il team del Polimi. Fuori al primo turno ruotano come possono per difendere la loro struttura, la loro base, ma non è così semplice giocare attorno a queste ondate potenziate a mano del barone. Anche perché praticamente tutto il loro danno viene in qualche modo tarpato. Se consideriamo Kai'Sa come unica fonte di danno fisico sul bersaglio singolo, non ha neanche un uragano di Runan per rimuovere in fretta le ondate perché è rimasta troppo indietro. O cerca l'engage, Jarvan su due bersagli, chiude Seraphine nel cataclisma, il Beast arriva e trova tre persone. Pestilence si sta curando tantissimo, nel frattempo il trade back arriva dai carri principali del Polimi, che sono pratico solamente un Sylas e una Poppy che sfugge in fin di vita sotto ustione, verrà salvata, invece no, la lancia del dragone dà fine alla sua vita, invece no, era la vita di Seraphine. Poppy effettivamente okay, si salva, questo è un miracolo di Natale.
totale, anche se siamo a marzo, non importa, il Polini continua a spingere sulle strutture dell'inibitore, le torri reggono finché possono ma non potranno abbastanza. La prima cade in corsia inferiore, la seconda segue pochi attimi dopo. Vero? Segue pochi Vero? Attimi dopo? E invece no, perché il barone è scaduto proprio mentre lo dicevo. Ci crederesti? Beh sì, l'ho visto. Sono. E tu ti fidi di tutto quello che vedi? Quasi, quasi. Dipende quanta peperonata ho mangiato a pranzo. Quanta peperonata hai mangiato oggi? Poca. Beh, e quindi mi fido. Perfetto. Tra l'altro, sappi, no? In amicizia, apprezzo tanto il fatto che tu non mi abbia chiesto come mai la domanda sia quanta ne ho mangiata o se ne ho mangiata. Quindi grazie, grazie veramente. Questa è fiducia, questa è fiducia. Continuano adesso a cercare di leccarsi le ferite i membri dei fuori al primo turno. Una Syndra in side lane che cerca di riaccumulare un pochettino, ma tu guardi l'inventario di quei due mid laner e ti chiedi un attimo che cosa ci sia da recuperare, con un Lucian già sui saluti di Lord Dominic insieme a quel predatore d'essenza e la tempesta impetuosa. È vero, i saluti di Lord Dominic non sono la miglior sinergia con la tempesta impetuosa perché il danno dei dardi è magico, ma è veramente una magra consolazione dietro la quale nascondersi. Oh no, l'avversario, il tiratore avversario non sta sfruttando in maniera ottimale l'intero oggetto di vantaggio che ha rispetto a me. Ai ai ai, ai è ai rovinato, ai, è rovinato. Esattamente dove lo volevo. Beh, non è una bella situazione in cui trovarsi, quella dei fuori al primo turno in questo momento. Abbiamo già sottolineato come questo sia un match necessario per la loro sopravvivenza. E che trovarsi poi all'interno di questo match a adesso 13.200 gold di svantaggio. Una cosa mi sono chiesto, sì. Perché il gelo perenne dà una stack di passiva a Sylas e la tempesta impetuosa non dà una stack di passiva a Lucian? Beh, io chiederei a Mordekaiser nel dubbio. O a Viego, adesso abbiamo anche giusto. Lui, possiamo prendercela anche con lui. Direi che abbiamo i nostri principali sospetti. Ormai il Polimi penso non veda la loro metà campo, la propria metà campo da diversi minuti. Stanno vivendo già a ridosso delle mura avversarie. Probabilmente l'ultima volta che l'hanno fatto è stato quando hanno scambiato il Drago della Montagna in singola copia per il Barone Nashor. Drago che comunque non li porterà vicini neanche lontanamente ad un'anima, perché quest'altro drago viene conquistato da Shark in tranquillità. Già, e parlando di Barone Nashor, tornerà tra meno di un minuto sulla mappa. Quindi se proprio il Polimi vuole fare le cose con metodo e aspettare anche quell'obiettivo, possono farlo. Ma qua sembra che fuori il primo turno stiano offrendo loro un'opportunità per ingaggiare e far subito partire l'azione. Purtroppo Windbell ormai si è perso un po' nella crescita anche dei suoi avversari, è un tank, deve accettare il fatto che non potrà così facilmente minacciare soprattutto i tank avversari, ha bisogno dei carry al suo fianco. E Lucian in questo momento però, in corsia inferiore, Sylas in questo momento in corsia superiore, stanno facendo il loro lavoro, lasciateli un po' in pace. Abbiamo la maschera dell'abisso, non la forza della natura, quindi una Poppy che va ad amplificare anche la compagine di danno sul resto del suo team, anche il danno magico di quella tempesta impetuosa, quindi vedi? Ecco il counter pick definitivo. Oh, ma Shark adesso in 1 contro 3, bloccato in quel cataclisma, riesce a trovare il flash verso la distanza, il caprone comunque connette, Pathfinder lo raggiunge con gli istinti omicida, sarà una serie interrotta per questa Kai'Sa molto preziosa, 1000 gold decisamente su Cosima, adesso è Poppy a chiudere su quella Kai'Sa. Aia. E quello è uno scudo che ha fatto decisamente male, mentre nel frattempo nella base di fuori del primo turno si stanno consumando diverse violenze, principalmente ai danni dei loro inibitori, ma a seguito anche ai danni dei loro campioni, con Jarvan che viene bloccato, immobilizzato, incatenato e devastato, prima ancora che si avanzi verso l'assedio che potrebbe rivelare uno degli ultimi momenti che i fuori al primo turno hanno all'interno di questa competizione, con la speranza di poter ancora metter piede nelle fasi successive. Ma il Polimi decide di arretrare, c'è quel Baron sulla mappa, d'altra parte hai soltanto 14.000 gol di vantaggio, cosa fai? Non cerchi di snowballarlo ulteriormente? È giusto voler giocare in maniera sicura. Quando il tuo vantaggio è così flebile, quando comunque la partita si regge su equilibri, su una tela di ragno, hai bisogno di giocare a scacchi e non solo a League of Legends, hai bisogno di pensare con 3 mosse di vantaggio rispetto ai tuoi avversari. Sai che ogni gesto potrebbe portare alla rovina, ma non sai di chi, se tu o dei tuoi avversari, e quindi giochi così, metodico, alla critico, semplicemente ponderando ogni tua singola azione. Sei come una seppia. Care to explain? Le seppie possono ponderare le loro decisioni. Ah. C'è bisogno di flexare questo vostro potenziale, seppie. Non è che dovete vantarvi, non è che dovete mettere il dito nella piaga. Qualcuno ha semplicemente ponderato meno problemi a interagire con il proprio cervello. Beh,
secondo me è biologia, veramente. Non c'è bisogno di spingersi così avanti. Nel frattempo, però, Barone è conquistato dal Polimi. E adesso. E se il Barone fosse una seppia? Corrotta dai poteri del vuoto. Attenzione. Scaramucce tra tank. Per adesso diventa abbastanza difficile ormai per Poppy cercare di assassinare qualcuno. Per quanto sia 7-1-5, per quanto amiamo e adoriamo tutti questo... Manca il frammento di infinito su quella Poppy. È vero. È anche una curiosa mancanza che ho notato dalla sua build. Però... Quanto pare sta andando anche lei per la via un pochino più safe. Molto prudente. È una seppia anche Poppy. A quanto pare sì. Fantastico. La lore di League of Legends continua ad estendersi, quindi Jinx è una maga. Jarvan è il 5, ha il 5G. Jarvan ha il 5G e Poppy è una seppia. E spaventosamente più campioni di quanto preventivato sono delle seppie. Decisamente interessante gli sviluppi di OGD all'interno dell'Amazon University Esports di League of Legends, ma mi sa che qua ormai siamo alle fasi finali. Assedio sull'ultima torre inibitoria rimanente e si parte, perdete il custode per rimandare in base il jungler nemico. Suprema di Ornn rubata da Sylas che va un po' a vuoto, ma l'engage meraviglioso di Rell porterà a ben poco tempo perché i danni sono la grande mancanza dei fuori al primo turno. Seraphin è la prima a cadere e potrebbe benissimo anche essere l'ultima perché Tonio sta facendo 1v2 contro i carry avversari. Finder esplode in seguito alle fruste a catena. Poppy nel frattempo se ne è raccolte altre tre e con questa doppia di Sylas facciamo full, chiudiamo la mano e incassiamo tutte le fish. Polimi si porterà a casa un'importante vittoria per l'avanzamento, per la sopravvivenza e fuori al primo turno, fedeli al loro nome, sono il primo team ad abbandonare la speranza di un post-season. Ebbene sì, qui si conclude non la loro avventura, perché comunque dovranno giocare altre partite, possono sempre avere quell'opera di disrupt, tanto l'abbiamo visto in LEC, i Vitality vendicativi che trascinano nella tomba i Misfits, gli Astralis che vanno a devastare tutto e tutti prima di andarsene. La posizione in cui si trovano è la più pericolosa per tutti, perché non hanno più neanche la pressione di doverci provare. Loro adesso faranno del loro meglio. Tra l'altro, questa io non sono... Una seppia, ovviamente, questo l'abbiamo capito in maniera abbastanza chiara, ma non ho seguito attentamente LEC, soprattutto le ultime settimane. Gli Astralis hanno mica fatto 3-0 la loro ultima settimana? Sì. Con una pentakill di Renekton in una di quelle partite? Sì, White Knight è diventato White Knight. Quando erano matematicamente eliminati. Esattamente, rilassarsi fa tanto ai giocatori. Feels bad man, feels unlucky man. Però, se non altro, parlando di LEC, avremo anche modo di seguire prossimamente le avventure dei nostri fan europei. Tra quante ore? Meno di 24, perché meno di 24. Domani, signori, alle 19 qui ci sarà LEC. Ma questo significa che se stiamo già parlando di appuntamenti, la giornata di oggi si è conclusa. Andiamo a fare un rapido recap, dove abbiamo visto la giornata ben alternata tra il lato rosso e il lato blu, con Mag Piccioni e Keck che aggiungono un'altra W alla loro collezione. No, Wizards of Mickey con quell'ottima vittoria contro i Politon vanno a pareggiare quindi i conti sulla classifica del gruppo A e fuori al primo turno abbandonano la corsa all'avanzamento con il loro 0-4. Classifiche quindi ben distinte, ben variegate, anche se possiamo vedere una certa specularità in alcuni dei temi, sì. Con 3-1-3-1, 1-3-1-3, un team sul 2-2 in ogni gruppo e poi col 0-4 da un lato, il 4-0 dall'altro. C'è comunque del ritmo, c'è comunque dell'intenzione, ma entrambi questi gruppi avranno la loro risoluzione nelle prossime settimane, ancora due giornate di competizione, quindi due partite da disputare per ognuna di queste squadre per vedere come andranno a distribuirsi alla fine. Per stasera è tutto, abbiamo già iniziato a menzionare gli appuntamenti, LEC domani si parte con i playoff dal pomeriggio, ma prima ancora di partire con LEC, se LEC è tra meno di 24 ore, LCK temo sia tra meno di 12. E sarò io ad accompagnarvi, quindi devo correre a casa e farmi una bella dormita prima di allora. Ma si parte come sempre domani alle 9 di mattina, la seconda giornata di quest'ultima settimana di stagione regolare. Abbiamo ancora tre squadre in corsa per l'ultimo slot ai playoff. Oggi purtroppo i Freddy Brion sono stati eliminati. Ripperoni. Gli amati Bro non ce l'hanno fatta in seguito alla loro sconfitta contro Diamo Life. Ma abbiamo tre team che possono ancora fare quella corsa. Quindi venite a vedere tutte le prossime giornate, ovvero domani, dopodomani e dopodopodomani, per scoprire chi ce la farà. Signori, per stasera da parte di Kenran e da parte di Moonboy è tutto, un grazie per averci seguito, un buon proseguimento di serata e alla prossima!